eccezione. È ovvio che una serie così, quando le cose si mettono male, è difficile recuperare contro una squadra come Modena. Noi abbiamo provato due volte, terzo set lo stesso, quinto set lo stesso partito male, un'occasione in contrattacco, però la serie non è finita. Di sicuro dobbiamo migliorare nel nostro gioco e pensare a preparare qualcosa di diverso. Cosa portare via di buono da questa partita invece? Di buono? Io gioco per il risultato, non per il buono. Abbiamo perso e oggi tutti i complimenti vanno alla parte loro. E adesso testa la semifinale con la Lugo? Sì, è un'altra competizione, dobbiamo subito cambiare l'atteggiamento, cambiare la testa e preparare bene la semifinale. Max, un 3-2 difficile da digerire per molti aspetti, avete dato l'impressione di poter tenere in mano questa partita, almeno sul 2-1. Sì, è stata una partita molto equilibrata, poi alla fine loro hanno fatto meglio e hanno vinto, insomma, poteva finire in qualsiasi modo, peccato, però se hanno vinto loro hanno fatto sicuramente qualcosina in più, è banale da dire ma è la verità. I primi 2 set e mezzo il vostro muro ha fatto la differenza a vostro favore, poi è un po' calata l'intensità in seconda linea? Sì, è vero, abbiamo fatto tanti muri a inizio partita, poi siamo calati un po', ma quella è tutta una conseguenza, secondo me abbiamo battuto anche un po' peggio, di conseguenza con palla in mano per Bruning è tutto più semplice, poi è più difficile per il nostro muro difesa, insomma, è tutto collegato. Quindi sì, questa può essere una chiave di lettura, insomma, ma abbiamo anche, io dico che bisogna sfruttare sempre le occasioni, no, che capitano, e abbiamo avuto delle occasioni di contrattacco che non abbiamo messo per terra, e niente, poi c'è loro sì, ed è finita così davanti, insomma, 3 punti al tie break. E allora la vostra occasione sarà gara 3, anche se al Palapanini? Eh sì, ormai è rimasta quella lì, dobbiamo per forza vincere da loro. L'abbiamo già fatto negli ultimi 2 anni, anche più di una volta, ci proveremo anche stavolta assolutamente, è l'unica strada percorribile, quindi ci proveremo sicuramente. Daniele, è stata una partita lunghissima, sfibrante per certi versi, cosa ha fatto la differenza? La differenza è stata all'inizio del quarto set in cui sono partiti con troppo vantaggio, eravamo riusciti a metterli sotto con un grande entusiasmo nel terzo set. E poi non so neanche cosa sia ben successo nell'inizio quarto, dovrò rivederlo per capire bene che è successo. È un successo pesante per Modena, ma ci si può ancora credere. Oggi le due squadre sono state molto vicine a lungo. Sì, io e credo anche tutta la squadra non credo che voglia che questa sia l'ultima partita qua in casa, quindi cercheremo sicuramente di portarla a gara 4 e poi lì si vedrà. Modena ha giocato molto bene, soprattutto nella seconda parte del match con il servizio. Nella prima parte eravate riusciti ad arginarla? Ah, in realtà ha giocato il servizio bene in tutta la partita, perché comunque Nikic, anche lui che non è uno che tira sempre forte, è uno che ha provato sin dall'inizio a tirare subito tutto braccio e gli è riuscito. Nel secondo siamo più stati noi a regalare qualcosa di troppo.